Una pillola di apicoltura per voi che seguite questo utilissimo momento di aggiornamento offerto dall'Unione Agricoltori Provinciale di Siena, Confagricoltura. Noi come Federazione Apicoltori Italiani abbiamo una lunga serie di cose da dirvi a proposito di quello che sta accadendo in quest'ultimo periodo. Io comincerei proprio con le problematiche dell'annata. 2024, ormai siamo a metà dell'opera, possiamo ben definirla una pessima annata, né più né meno come quelle due o tre che precedono. Non si differenzia moltissimo il quadro generale a livello nazionale, salvo le forti piogge al nord e l'estrema siccità al sud. Nel mezzo qualcuno è riuscito a trovare isole fortunate per la produzione di mieli magari inaspettati, però sicuramente sono mancate le produzioni primaverili, è mancata la cacia, è mancato quello slancio produttivo che entusiasma e motiva gli apicoltori che fanno sul serio di questa attività ci vivono. Dunque, che fare in un contesto del genere? Beh, va ripensato sicuramente il sistema produttivo, cosa non facile perché per chi si è dimensionato sulle diverse centinaia se non migliaia di alveari, modificare ora l'assetto aziendale equivale a dire che si scende o si sale da un treno in corsa ad alta velocità. Dunque vanno un attimo ripensate le politiche di carattere generale prima del riordino produttivo, contestualmente al riordino produttivo. È necessario che anche le autorità competenti a livello europeo, nazionale e regionale si diano da fare. E noi da questo punto di vista stiamo come organizzazioni nazionali cercando di stimolare il dibattito e di farlo anche con una certa urgenza. È allo studio, ad esempio, una proposta che andrà sottoposta a breve al Ministero dell'Agricoltura affinché le aziende di dimensione professionale a rischio di chiusura possano godere di un aiuto commisurato alla mancata produzione che si registra per quest'anno, che naturalmente andrà documentata, ma questi sono gli aspetti burocratici e amministrativi, e quindi un aiuto che vogliamo augurarci sia dimensionato su un livello sufficiente per potersi definire tale. Abbiamo anche chiesto al Ministero competente, sempre il Ministero dell'Agricoltura, di farsi parte diligente nei confronti delle autorità europee per la questione della nutrizione di soccorso. Bene, è arrivato il momento in cui di questo si sta parlando anche a Bruxelles, alla Commissione, la proposta italiana su come deve essere organizzato questo tipo di aiuto non è piaciuta, c'è una rimodulazione in atto, possiamo essere ottimisti e dire che probabilmente per il 2025 potremo godere a livello di Stato membro Italia anche di questa prospettiva. C'è poi da dire che è entrata in vigore, o meglio, è stata pubblicata proprio in questi giorni la nuova direttiva che noi continuiamo a chiamare direttiva miele, in realtà l'hanno chiamata direttiva breakfast, pone una serie di dubbi, ci sono cose che riteniamo bisognose di essere messe a punto durante la fase di recepimento che adesso interessa l'Italia e gli altri 26 Stati membri.